Lei è il promotore dell'incontro di oggi pomeriggio Salemi-Tibet. Sì. Qual è la finalità di questo incontro? Beh, perché Salemi è la capitale in Italia del Tibet, non so se lo sapete. Sì. È stata scelta come capitale italiana del Tibet. Perché il mio assessorato è contro qualsiasi repressione, qualsiasi violenza. Quindi siamo molto contenti di fare questo incontro oggi proprio per spiegare il perché non ci debba essere più oppressione, repressioni e violenze. Spieghi a noi anche in questo momento perché non ci devono essere. Perché dobbiamo finalmente diventare degli esseri civili, no? Pensiamo di essere civili, ma in realtà ci manca ancora moltissimo. Ci sono ancora delle zone del mondo dove purtroppo è quasi imbarazzante appartenere alla razza umana. Apparteniamo a questa razza umana che della quale non possiamo veramente essere tanto fieri, visto i problemi che riusciamo a provocare e a produrre ancora. I giovani, lei è un assessore alla creatività, si è circondato di giovani, quindi ovviamente crede nel loro lavoro. Nella giornata di oggi, che è la festa appunto della liberazione, il ruolo dei giovani, sanno cosa sia l'identità, sanno questa festa cosa rappresenta, a parte il concetto della memoria storica? Ma sai, il concetto di libertà appartiene a tutti, abbiamo avuto la ragione per fare una festa così del 25 aprile. Io sono nato in quel periodo, anzi avevo 2 anni, 3 anni quando è successo il 25 aprile, quindi chiaramente io conosco la storia, però in fondo non è che bisogna sapere la storia così come la sappiamo noi vecchi. I giovani devono sapere che il diritto alla libertà è un diritto importantissimo per il quale bisogna battersi, bisogna saperlo conquistare, quindi credo che già il concetto di festa della liberazione, cioè la liberazione dalle dittature, dalle oppressioni, da tutto ciò che non è lecito per noi esseri umani in fondo, bisogna avere rispetto per questo giorno.